Il Senato autorizza il processo per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato per aver impedito per più di 3 giorni lo sbarco di 131 migranti della nave Gregoretti. Con 152 no e 76 sì, viene bocciato l'ordine del giorno di Forza Italia e Fratelli d'Italia per negare l'autorizzazione a procedere. La Lega non ha partecipato al voto. Quindi da ministro, da uomo, da italiano, combattere trafficanti di esseri umani, scafisti. Difendere i confini, la sicurezza, l'orgoglio, la dignità del mio paese, proteggere gli italiani e i tanti immigrati regolari presenti in Italia non era un mio diritto, ma era un mio dovere. Quando ci sarà il processo, porterò quello che ho fatto come mio motivo di orgoglio e non certamente come un reato. È il luglio del 2019 quando Salvini, da ministro dell'Interno, nega lo sbarco del pattugliatore della Guardia Costiera con a bordo i migranti salvati nel Mediterraneo, fino a che non si trova un accordo nell'Unione Europea per la redistribuzione. Con questo voto potremmo dire che il desiderio di Matteo Salvini di andare a processo è stato esaudito, ma la domanda che si fanno tutti, a cui è difficile rispondere, è che cosa significa questo per il futuro politico del leader della Lega, soprattutto perché la decisione del Senato arriva sulla scia della sconfitta del partito alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.